Bello, aspettiamo che entrino un po' di persone e poi inizio la lezione. Ok, adesso siamo in un po', direi di iniziare. Allora, innanzitutto, ciao a tutte, ciao a tutti, benvenuti a una nuova lezione del progetto Fuori Classe, realizzato dall'associazione Non Una di Meno. Oggi parleremo di diversi temi, tra cui quello dell'emergenza, in cui faremo un parallelo tra quella climatica e quella della pandemia che stiamo vivendo oggi, e parleremo anche di ecotransfemminismo. So che questi argomenti a prima vista possono sembrare sconnessi tra loro, ma in realtà siamo arrivati a parlare di questi partendo da una frase presa dal libro di Greta, La nostra casa in fiamme. Ovvero la frase finale che dice: Voglio che agiate come fareste in un'emergenza, come se la vostra casa fosse in fiamme, però lo è. Da questa frase partiremo a parlare del primo punto, ovvero quello dell'emergenza del coronavirus. In poche settimane ci siamo trovati a vivere in un'emergenza nazionale che ha dell'incredibile, quasi quanto l'isteria collettiva che il virus ha portato con sé negli ultimi giorni. Abbiamo visto il nostro governo passare da un estremo all'altro, dal sentirci dire situazione sotto controllo al vedere il nostro paese diventare interamente zona protetta in quanto non c'è più tempo da perdere. Ciò è accaduto tra dichiarazioni e provvedimenti contraddittori che non hanno fatto che aumentare la confusione ed il panico nella popolazione, la quale si è sentita sola, abbandonata, quasi autorizzata a dare di matto, prendendo d'assalto supermercati e farmacie, quando il messaggio di chi avrebbe dovuto guidarla è stato tutt'altro che chiaro. Ci siamo ritrovati a vivere e ad agire in uno stato di emergenza e agitazione, come ha detto Greta, come se la nostra casa fosse in fiamme. E quindi viene spontaneo chiedersi, ma è giusto comportarsi in questo modo? O meglio, esiste un modo giusto di comportarsi? A mio parere, questo è soltanto il mio parere personale, esiste ed è quello di seguire le direzioni che ci sono state date, quindi mantenere un'igiene corretta, lavarsi le mani, non uscire di casa, ma soprattutto utilizzare, tutto il tempo libero che ci è dato dalla quarantena per coltivare i nostri hobby e, fermarsi un attimo e riflettere. E riflettere nel senso anche di portare avanti le lotte che già normalmente stavamo conducendo, come per esempio la lotta per il cambiamento climatico, che purtroppo sta passando un po' in secondo piano dopo che è iniziata la quarantena, c'è da dire. Il timore che si è generato tra la popolazione, sui media e nelle istituzioni è estremamente maggiore rispetto a quello che si riscontra nei confronti dell'emergenza climatica. Vi è una diversa percezione del rischio, data da diversi fattori. Innanzitutto il Covid-19 ha colpito le nostre scusate, città con una velocità disarmante, mentre gli impatti del cambiamento climatico sono immaginati lontani da noi. Molti rimangono convinti che ci vorranno decenni per percepire la gravità della crisi. Si riscontra una differenza, per certi versi comprensibile, anche nei nostri comportamenti e nelle risposte delle istituzioni. Per limitare i danni causati dal virus si stanno prendendo precauzioni estreme ed ognuno di noi sta modificando il proprio stile di vita in base all'emergenza, mentre per quanto riguarda la crisi climatica, un numero ancora troppo piccolo di persone ha sacrificato le proprie abitudini dannose per salvaguardare il futuro del nostro pianeta. Questi cambiamenti necessari non stanno venendo incoraggiati dai media e dalle istituzioni, che al momento sono altrettanto pericolose. A questo punto viene da chiedersi, ma non è vero che la quarantena avrà un effetto positivo sul cambiamento climatico? In realtà, molti si sono accontentati di sentire al TG del miglioramento della qualità dell'aria piuttosto che i derivati effetti positivi della salute che questo dovrebbe avere dopo l'inizio della quarantena. Tuttavia, questo è ciò che ha avuto da dire al riguardo il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres. Penso che non dovremmo sopravvalutare il fatto che le emissioni sono state ridotte per alcuni mesi. Non combatteremo i cambiamenti climatici con un virus. Inoltre, è importante che l'attenzione che deve essere prestata per combattere questa malattia non ci distragga dalla necessità di sconfiggere il cambiamento climatico e di affrontare tutti gli altri problemi che il mondo sta affrontando. La mia speranza, concluso, è che le persone saranno in grado di impegnarsi per entrambi gli obiettivi con la stessa forte volontà politica. Egli ha continuato. Sia il coronavirus che i cambiamenti climatici sono problemi molto seri. Entrambi richiedono una risposta determinata ed entrambi devono essere sconfitti. Ma una cosa è una malattia che tutti prevediamo essere temporanea, con un impatto
fatto che ci aspettiamo sia temporaneo. Un'altra cosa è il cambiamento climatico, che c'è da molti anni, rimarrà con noi per decenni e richiede un'azione costante. Dopo questo io passo la parola a Riccardo, che dovrebbe entrare a momenti e farà un approfondimento riguardo la crisi del cambiamento climatico. Aspetto che mi mandi la richiesta. Ad ogni modo, se ci sono domande potete farle e io cercherò di rispondere al mio meglio. Ciao a tutti, io sono Riccardo e sono qua per presentarvi un po' la questione climatica in questo momento. Come ha detto Elisa, tutto gira intorno comunque al virus perché è una cosa imprescindibile. Vista la gravità della situazione, bisogna adeguarsi. Ma ciò non toglie che la questione climatica resta e resta molto forte. Vi abbiamo preparato un approfondimento che tiene conto un po' degli ultimi dati ripresi e dei dati precedenti e di come il cambiamento climatico sia in evoluzione nonostante tutto. Come ha detto Elisa, appunto, stiamo vivendo un'esperienza senza precedenti nella storia moderna perché lo scenario del coronavirus si è giustamente impossessato dell'attenzione mediatica di tutto il mondo. È in questa vicenda che necessita sicuramente dell'impegno di tutti. Cioè non possiamo aggregarci, non possiamo vivere tranquillamente come vorremmo, speriamo finisca presto, insomma, ma ciò non toglie che qualcosa si può fare. Allora, comunque, nonostante il nostro contributo sia molto utile, abbiamo modo di vedere in primis come i vertici e i governi si muovono per affrontare un'emergenza di tale entità. Tra le tante su cui la scienza da decenni ha richiesto provvedimenti presi in anticipo, che i soldi non hanno voluto ovviamente ascoltare. Ma come il mondo si è ritrovato in una pandemia senza strutture, se vogliamo, senza nemmeno un piano serio, visto che ci ritroviamo senza i posti in ospedale, senza niente per prevenire in anticipo un'epidemia, insomma. Nello stesso modo ci prospettano di occuparsi di tutto. Dell'emergenza climatica come di una società migliore in tutto e per tutto. Allora, una domanda che ci viene posta sempre come Fridays for Future, come chiunque si voglia dedicare attenzione per l'emergenza climatica, è se sia prioritaria rispetto al coronavirus. Certamente no, sono due problemi che vanno affrontati insieme. Uno non dipende dall'altro, ma sono due problemi che vanno assolutamente superati. Ciò che però vogliamo mettere in attenzione è il fatto che, seppure superassimo il coronavirus, ciò che ci aspetta non è solo rose e fiori. C'è davanti un futuro buio e tetro in cui il disastro climatico si prospetta di avverarsi sempre più in fretta. E in tutto questo l'ONU ci dice che vuole arrivare a zero emissioni per il 2050 e Greta ha giustamente detto, in tale proposito, non abbiamo bisogno di obiettivi per il 2030 al 2050, ma per ogni singolo anno. Dobbiamo iniziare a tagliare le emissioni in maniera drastica alla fonte fin da ora. Un'altra domanda è, i dati che mostrano un considerevole miglioramento dell'inquinamento atmosferico in tutto il mondo, emersi in questi giorni, come si possono considerare? Ovvero, sta venendo fuori che con l'emergenza coronavirus, l'emergenza climatica, cioè, c'è stata una considerevole riduzione delle emissioni di CO2 in tutto il mondo, circa il 25% se non erro. Però in tale proposito abbiamo trovato un articolo molto interessante dell'Internazionale del 19 marzo, che si chiama Il coronavirus potrebbe non essere una buona notizia per il clima, che ci porta un'interessante versione, cioè un'interessante visione su fatti
del passato molto gravi e molto pesanti che, provocando un crollo dell'economia mondiale, hanno pure riportato un tale abbassamento delle emissioni temporaneo. Ma ciò su cui vuole porre attenzione l'articolo è su come si sia ripresa l'economia in seguito a quegli avvenimenti, ovvero spesso ci ha, in seguito a crisi economiche, l'economia mondiale ha investito molto sul petrolio, insomma, e sulle fonti di energia non rinnovabili. E ad esempio ciò è avvenuto con il crollo del blocco sovietico. E se volete cercarlo, porta anche un grafico interessante su diversi casi simili, in primis le guerre mondiali e, come ho già detto, il blocco del crollo sovietico, ad esempio. Allora, comunque il punto di tutto questo è a cosa serve sopravvivere oggi se poi dobbiamo estinguerci. Cioè, è assurdo, no? Questa lotta, come dice Greta, molte altre lotte, come riporta Fridays for Future, molte altre lotte sono legittime, ma se questa verrà persa, nessun'altra potrà essere condotta. Se qualcuno ha domande, intanto faccia pure nei commenti, eh. Se no, vado avanti. Direi di no. Tu vuoi dire qualcosa, Eli? Allora, secondo me, come hai detto tu, è importante anche in questa situazione, senza portare avanti le lotte che già noi normalmente stavamo combattendo. Questo si può fare anche tenendosi informati, per questo vi consiglio di andare a vedere l'articolo che Riccardo ha citato prima. Ci tenevo a farvi sapere che noi, come coordinamento dei collettivi, comunque stiamo portando avanti diverse iniziative, proprio per tenerci attivi e fare la nostra parte anche in questo periodo estremamente, confuso. Stiamo per esempio portando avanti questa Cinequarantena, che è un'iniziativa che abbiamo ideato per tenerci in contatto in questo periodo, ma anche per consigliarvi dei film da guardare in questo periodo. Sicuramente sia poco da fare e vi consiglio appunto di andare a guardare sul profilo CCS Riot Maker questa serie che abbiamo ideato. Direi comunque che se il Grazie. tuo intervento è finito potremo passare a Tilde. No, beh, io potrei ancora andare avanti. Ok, certo, allora vai avanti. Allora, quali dati abbiamo attualmente sull'avanzamento del surriscaldamento globale? Allora, la rivista Nature ci riporta in un ultimo articolo che lo scioglimento dei ghiacci è accelerato di 6 volte dagli anni 90, passando da 81 miliardi a 475 miliardi di tonnellate di ghiacci persi l'anno. Le più pesanti conseguenze sono previste come al solito per le aree più povere e lontane. Inondazioni, meteo sempre più estremo con temporali assurdi, cicloni sempre più assurdi, uragani sempre più assurdi. E quindi danni economici in primis, ma anche migrazioni, morti e tanti morti, insomma. I maggiori effetti dunque saranno visibili e sono visibili soprattutto nelle aree più calde e nelle aree più vicine all'equatore. Però anche qua, questo ci riguarda e come, questo inverno a Milano è stata registrata la temperatura media di 8 gradi, la più alta da 123 anni. E gli ultimi 5 anni sono stati più caldi da 140 anni a livello mondiale, registrando temperature medie globali di oltre 1 grado rispetto al 1880. C'è qualcuno che ancora si ostina a negare l'evidenza dicendo che il cambiamento climatico non esiste, e a questo proposito possiamo riportarvi un intervento di Luca Mercalli, che è un importante climatologo, che in una recente intervista a The Wise Magazine ci dice: è certo che mentono, e clamorosamente. Intanto perché il consenso si ottiene sempre tramite una mediazione. Si tratta di un consenso strutturato all'interno del mondo degli esperti. Spesso capita che alcuni ricercatori facciano i bastian contrari, solo perché sanno che questo è il modo più veloce per fare notizia, per essere chiamati in televisione. Ma sono i media a sbagliare in questa convinzione, che dentro ogni dibattito debbano esserci due voci opposte, anche quando una delle due non ha alcuna credibilità.
È fondamentale in questo momento affrontare l'emergenza coronavirus, ma è anche meschino e subdolo sfruttare l'occasione per far perdere nel rumore le grida di chi vede il mondo morire, restando del tutto indifferenti e pensando solo a se stessi, nemmeno ai propri figli, in propri figli. Questa conclusione la diciamo noi, non l'ha detta Luca Mercalli, ma è il punto a cui vogliamo arrivare. Comunque, concludiamo dicendo, in questa situazione cosa possiamo fare per la lotta? Come possiamo andare avanti con le nostre rivendicazioni e le nostre proteste? Greta, in una recente intervista per il lancio del Climate Strike Online, ha sottolineato che la crisi climatica ed ecologica è la più grande crisi che l'umanità abbia mai affrontato. Ma per ora dovremmo trovare nuovi modi per creare consapevolezza pubblica e sostenere il cambiamento. La prima e la più semplice cosa che consigliamo a tutti è informarsi, studiare e leggere. In questo proposito, su Fridays for Future Online possiamo trovare una serie apposita chiamata Quarantena, piena di consigli per libri, articoli, film, documentari, serie TV e anche musica, tutti inerenti alla questione climatica. Un altro proposito che consigliamo è mantenere viva per quanto possibile la pressione, fare del proprio meglio per quanto possibile anche nelle mura di casa. Tessere i legami e continuare ad organizzarsi. Così, quando l'emergenza sarà finalmente finita, saremo ancora più pronti anche noi. Per concludere, vi diamo una frase di Giorgio De Girolamo, anche questa che potete trovare nel blog di Fridays for Future Italia, con tanti altri articoli e dati. Se saremo in grado, rivoluzionando i nostri paradigmi e stili di vita, di prevenire, senza dover essere solo costretti a inseguire cure palliative e rassicuranti, abbandoneremo una volta per tutte la carità per la giustizia, sempre che ne saremo all'altezza. Bello. Grazie Riccardo del tuo intervento. Adesso facciamo entrare Matilde che ci parlerà di ecotransfemminismo. Raga, bella, ho invitato Matilde a partecipare, ma mi ha rifiutata. Vogliamo tutti Riccardo come prof Achille. Matilde, rifammi la richiesta. Ci siamo, ce Ok, l'abbiamo ciao, fatta. Allora, ciao Eli, ciao a tutti e a tutte. E io oggi volevo approfondire un argomento molto particolare, cioè quello dell'ecotransfemminismo. Dico molto particolare perché non se ne parla tanto. Soprattutto oggi vorrei sottolineare quanto sia importante parlare di intersezionalità, tra le lotte, soprattutto in questo periodo. In questo caso particolare, di quanto la violenza ambientale e la violenza di genere abbiano lo stesso comune denominatore. Per farlo voglio prendere come esempio Greta Thunberg, che è appunto una giovane donna attivista contro il cambiamento climatico e la globalizzazione, che ha mobilitato centinaia di migliaia, di persone per causa comune. La mia domanda è: la sua lotta si ferma solo al clima? Qualche mese fa, vorrei ricordare, è comparso ad Alberta, in Canada, un adesivo firmato con il logo della compagnia petrolifera X-Site, che ritrae Greta nuda di spalle. E questa è una violenza subito denunciata che ha costretto il direttore generale di X-Site, Doug Sparrow, a scusarsi pubblicamente per l'avvenuto. Ho fatto questo esempio perché questo è l'ennesimo episodio in cui assistiamo all'unione tra capitalismo e patriarcato
e come la lotta ambientale passi anche per l'oppressione dei corpi, è un qualcosa di ovvio oggettivo. Greta non è un'eccezione. Ricordiamo per esempio l'episodio di razzismo verso Vanessa Nakate, tagliata da una foto perché africana, o l'omicidio di Berta Cáceres, uccisa nella sua stessa abitazione da un uomo armato. Esiste un parallelo tra la subordinazione delle donne e il degrado della natura, definibile come ecotransfemminismo. Ed è la lotta contro l'oppressore, identificato come uomo bianco che per soddisfare i propri bisogni sfrutta in egual misura da un lato le soggettività oppresse e dall'altro la natura. Il risultato è che la devastazione ambientale non colpisce tutti i corpi allo stesso modo, ma salvaguarda proprio quelli del maschio bianco cisgender a discapito di tutte le altre soggettività rimanenti. E se non ci sono domande, appunto, poi continuo. Tu che cosa ne pensi, Eli? Sono totalmente d'accordo con quello che hai detto e credo che non stiano arrivando domande. Non stanno arrivando domande. Vabbè, aspettiamo un attimo, magari. Visto che arrivano sempre 20 anni dopo. Sì, appunto. Va bene, continuo allora. E appunto per spiegare un po' meglio, l'obiettivo della lotta è proprio quello di mettere in discussione ed eliminare tutti quanti i privilegi esistenti. Quindi se l'oppressione è trasversale, la lotta deve essere intersezionale, insomma. E, per concludere, vorrei citare una frase tratta dal libro di Greta Thunberg, che può in qualche modo riassumere questo concetto, cioè che il movimento ambientalista è il più grande movimento femminista del mondo. Questa è una frase che troviamo appunto sul suo libro La casa in fiamme e secondo me fa riflettere molto su tutto quanto il concetto dell'ecotransfemminismo, ma soprattutto della lotta intersezionale. Tutto qua. Bene, se abbiamo finito anche il tuo intervento, direi che questa lezione finisce qui. Grazie per essere stati con noi. Noi siamo i ragazzi del coordinamento dei collettivi. Andate a guardare il nostro profilo CCS Riot Maker e date anche un'occhiata a quell'iniziativa della Cinequarantena di cui vi ho parlato su IGTV perché è davvero molto carina. Detto questo, come ho già detto, grazie di essere stati con noi. Ci becchiamo alla prossima lezione di Fuori Classe.